Buongiorno ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Captain Todd Treasure Tracker. Ragazzi, sto usando una nuova webcam, più precisamente il modello seguente a quella che usavo gli scorsi giorni. Fatemi sapere nel box dei commenti se preferite la scorsa qualità per quanto riguarda la mia faccia o questa di adesso. Ovviamente adesso mi vedete a 60 fps, una cosa proprio leggendaria. Comunque siamo qua per il 14° livello, l'oscuro covo dei tipi timidi. E qua vedo che ci sono parecchi livelli interessanti, tra cui il grandissimo ritorno del livello col treno. Qua invece sono riuscito a sbloccare 8000 livelli, che mi sembra una cosa ottima. E possiamo proseguire verso l'oscuro covo dei tipi timidi. Io francamente non so niente di questo livello, perché non ci ho giocato più. Dall'ultima volta mi sono preso anche una mini pausa per giocare con più calma. Fammi indovinare. Mi dice chiaramente non farti vedere dai tipi timidi. È tipo un classico. Sono un idiota, cioè nel senso... Ah, bravo! Sono bravissimo. Cioè... Guardate. Non commento. Non commento che è meglio. Ok. Spegniamo la torcia. Ok, strada è giusta. Guardiamolo in faccia, anzi no, giriamoci. Così non mi vede. Ah, ma c'è anche uno lì. Allora, facciamo così. Io potrei massacrarlo, oppure potrei decidere di evitare totalmente lo scontro. Prendere questo e lanciarlo, così non mi vede. Dovrei accendere la torcia. Aspetta che l'accendiamo. Ok, accesa. Cos'è? Ah, vedi, vieni qua. Ok, vai. Perfetto. Sugoine. Quanto ne so. Ma quanto ne so. Stai zitta. Sei stata utile, ma non più. Aspetta. Basta. Aspetta, è qui? Lui scende? Sì, scende. Perfetto. Quindi devo supporre che qua ci sia una chiave. No! No! Io non volevo finire il livello. Perché mi ha finito subito il livello? Vabbè, immaginavo che comunque i tipi timidi non mi devono vedere. Sai che puoi accendere e spegnere la lampada da minatore? Oh, vabbè. Che infame. Te lo dice dopo. Prima ti fa giocare nei panni. Nei panni del big amico, del cattivone lì, no? Ti fa giocare, ti dice guarda che forse puoi spegnere. Raga, ho trovato la chiave. Era a fianco alla stella. Che indecenza. Cioè, no. Perché questo gioco fa così? Perché mettono queste feature? Perché fanno queste cattiverie pazzesche? Tra l'altro io non voglio farmi vedere, dai. Ah, se giro così mi fa venire il vomito. Non lo sapevo. Che bomba. Ti prego, apriti, fammi entrare. Cosa c'è qui? Niente. Non c'è assolutamente niente. Ma si può scendere. Sugoi. Sugoi. Aspetta. Ok, abbiamo acceso. Soldi, soldi, soldi. Money, money. Here comes the money. Ma sono sicuro che qua in mezzo ci sia anche un diamantino. Neanche detto, mi hanno appena fatto diventare un po' troppo piccolo per i miei gusti. Eccolo lì il diamantino. Yes, preso. Monete a profusione. Qua ovviamente non c'è altro, vero? There is nothing. Quindi possiamo anche procedere a cercare l'ultimo diamantozzo, che io teoricamente so dov'è, ma non so come raggiungere codesto luogo. Trovato. Molto più semplice del previsto. Bang. E adesso me ne posso anche felicemente andare via da questo posto. Fatto! Come primo livello iniziamo veramente male, un livello lunghissimo, terribilmente lungo, terribilmente noioso e terribilmente difficile. No, scherzo, noioso e difficile no, però iniziamo male, cioè. Il disco scivolo, son già sicuro che questo sarà un signor livello, divertentissimo. Oddio, ma è molto Super Mario Odyssey. Aspetta! Ma vuoi vedere che so cosa devo fare? Ok.
Cioè, è proprio un... Forse devo prendere... Qua devo prendere le monete. È proprio un puzzle game, un puzzle al 100%, più che altro... Oddio. Cattivello. Qua bisogna stare particolarmente attenti a questi cattivoni. Sì, qua bisogna prendere tutte le monete. Tutte le sacrosante monete. Ok, praticamente qua cadi, quindi devi rifare... Che bomba questo livello. Mi piace un botto. Vamos. Aspetta. Vai, prendiamo tutte. Prese tutte. E qua c'è il diamante, se non mi ricordo male. No, non è qua il diamante. Però posso risalire da qui. E dove mi rischiaffa? Bellissimo. Cioè, no, vabbè, fantascienza. Spero sia uno scherzo, è bellissimo. Preso il diamante. Ciao belli. No, ce l'ho quasi. Aspetta, ma posso anche da qui se non dico una cavolata. Ma una bella rapa? Non gli va. No, non posso, è vero. Dalla mia prospettiva sembrava di sì. E va bene, dovrò rituffarmi all'assalto. Boh, secondo me lo scopo di questo livello comunque è prendere tutti gli oggetti. Poco ma sicuro. Opla, eccomi. Siamo sopra. Prendo il diamante. Ciao bello. Ok, io diamanti ce li ho teoricamente tutti. Ma come faccio a cadere lì se proprio volessi, tipo? Non lo so, devo scoprirlo adesso. Scopriamolo insieme, ragazzi. Vediamo come funziona. Ah, ok, devo accenderli tutti. Semplicissimo. Un po' ripetitivo, ma lo farò adesso. Fatto! Vediamo cos'era la missione segreta di questo livello. Come minimo era non colpire nessuna pianta. Non sconfiggere nessuno. Qualcosa che me lo fa nemmeno una caduta nei buchi. Questo è difficile. Lo farò, ma questo è difficile, ve lo garantisco. Fatto! Al primo tentativo, tra l'altro. Non volevo annoiarvi, ma ironicamente ce l'ho fatta subito. Quindi questo taglio potevo anche non farlo. Beh, che... Scherzi a parte. Nemmeno una caduta nei buchi. Yes, going in. Adesso tuffiamoci nel sedicesimo. No, non mi interessa. Cioè, ironicamente, prima non vedevo l'ora che comparissero. Adesso non mi interessano. In volo sui canali avvelenati. Avvelenati. Per favore, perché mi fate questo? Why? You're doing me this. Stai scherzando? No, dai, uno scherzo. Spero sia uno scherzo. Verso dove? Ah, verso qui. Forse entra, entra anche l'altro. Questo è difficile, sai? LOL. Me ne ha sacrificato uno. Ah, ok. Sì, fattibile. Lanciamoci qua. Ma qua devo fare per forza così, cioè non c'è molto da pensare. Ok, siamo in tre. Scommetti che lo scopo di questo livello sarà finisci il livello almeno in tre. Oh, finisci il livello almeno in quattro. Speed frozen is speed. Ok, questo è il secondo diamantozzo. Non ho mica visto il terzo, sai? C'è un posto nascosto che io non ho ancora visto. Aspetta, ma cosa c'è se sposto questo? Vedi? È qui? È qui? È qui? Oddio. Tutti al centro. Lo sapevo. Corri. Ok. Però mi manca l'ultimo diamantozzo e soprattutto mi manca la missione segreta che sicuramente dirà: ehi, finisci il livello in 4. Classico. Standard, ragazzi. Standard. Finisci il livello con 4 Toadette. Oh my goodness. Sarà difficile, ma lo faccio. Più che altro voglio andare a recuperarmi l'ultimo diamante, che non ho idea di dove sia. Vedo. Credo di aver capito dove sia. Guardate qua. Se io adesso salgo e salto qui.
Guardate. Eccolo qua, compare. Quindi adesso devo semplicemente finire il livello usando tutti. Questo torna qui. Devo finirlo in 4. Va bene, andiamo. Andiamo, andiamo. Ho tipo rischiato la vita con tutti. Ok. Siamo in fila. Bellissimo. Vai, l'ultimo pezzo ve lo metto come clip bonus. Così ci facciamo un paio di risate. Vai, ora. Oh, che fortuna. Pensavo di beccarlo di brutto, invece no. Ok, vediamo se riesco senza farmi miseramente uccidere. Dai, dai, dai. Oh, ce l'ho fatta. Che benessere. Tutto molto più semplice del previsto. Grande, ce l'ho fatta. Adesso però tocca al 17° livello, che sono sicuro sarà un inferno. Me lo sento. Fuga dal treno del terrore. Oh my god. So già che sarà difficile di brutto, ragazzi. So già che sarà molto molto difficile. Oddio, tu? Devo fare il giro, vero? Devo fare il giro. Vieni qui, bello. Ciao, bello. Ma puoi cadere? Sì, certo che può cadere. Aspetta, ma visto che è caduto, potrebbe anche massacrare questi, ora che ci penso. Però meglio che io mi levi, perché mi leva. Lol, ciao belli proprio. E chi se l'aspettava? Corri. Corri. E dai, yeah. Spaccalo, 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 spaccalo. Ah, grande, GGVP per noi. Per noi, per noi. Vai, questo è KO, me lo sento. Prima che arrivi. Vai, 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 vai. Swag. Mi devo spicciare. Ok, buono. Sono sicuro che qua ci sia qualcosa, tipo un piccone. Non è stata un'idea buona. Lì c'è qualcosa, però come faccio a tornare? Ci tornerò, sono sicuro che qua ci sia qualcosa. Oddio, quanti siete? Butto giù questi prima. Ok, ok. Situazione drastica. Oh! Le skill. Non soddisfatto di quello che ho appena fatto. Ne elimino un altro po'. Sì, questo, lo scopo di questo livello è 10 su 10. Aspetta, ma devo staccare il vagone, no? Non volevo farlo. Quindi mi sono appena giocato l'ultimo diamante. Comunque, ottima tattica. Dovrei considerarla più spesso. Oh, ciao Bomber. Oh, ma che bella notizia che mi ha dato. Aspetta, mi dà il one up. Levati. Tu vai KO adesso. Non ti perdonerò mai per quello che hai fatto. Non ci credo mai. Torno davvero. Ci vediamo subito. Effettivamente potrei fargli distruggere letteralmente tutto. Perché non ci ho pensato. Vai bello, distruggi tutto. Vai. Grandissimo. Spettacolo. Non to azzardare. Che bomber. Dai, continua, continua, continua. Vieni qui che spacchi tutto. Grandissimo. Vai. Opla. Che grande. Guarda come distrugge tutto. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Opla. Un altro, vai qua. Grande. Vieni qui che mi pompo l'ultimo diamante. Ciao bello. See you la prossima volta. Aspetta. Qua però c'era il one up. Che fai, te lo perdi? No, certo che non te lo perdi il one up. No, voglio andare a prenderlo. È tempo di one upare. È che è troppo conveniente il one up, capito? Troppo. Poi divento anche gigante, cioè troppo, troppo un benessere.
Ok, evitato. Ah, ma hai visto? Ash e i demoni sono diventati più rompiscatole del previsto. Aspetta, come faccio qua a gestirmela? LOL. Sugoi. Sugoi, sugoi. Sugoi. Non può essere successo davvero. Non può essere successo davvero. È successo davvero. Fatto. Cosa mi chiederà adesso il livello? Ehi, perché non la smetti di sganciare tutti i vagoni e procedi senza farlo? Classico. Quanto ci scommettete? Vediamolo. Tutti i fangasmi sconfitti. Non ci avevo pensato a questo. Lo farò dopo, però. Kamek, la torre del crepuscolo. Ok. Sì, lo farò più avanti, perché per adesso non è mio interesse sconfiggere tutti i fangasmi. Tanto per adesso chi se ne... No. No. Quanto è quotato? Lo sapevo! Lo sapevo! Quanto sei un vile, Kamek. Ah, ma rimbalzano i tuoi colpi. Ah, no, sei tu. È vero. Nope. Vediamo cosa c'è qua. Ah, ok. Ah, vediamo qua. Sbuco qui, vero? Ah. Vieni qui, bello. No! L'ho mancato. Oh mio Dio, ce l'ha con me. Scopo di questo livello: un sacco di monete raccolte. Quotatissimo. No. Oh, per tutti i diamantozzi. Ma quelli sono proprio due diamantozzi. O meglio, quello è un diamante. Infame. Lì ci sono monete. Lì dietro ci sono le monete nascoste. Un po' cattivo, eh? Ecco, infatti. Classico. Quanto scontato? Lasciami in pace. Che molesto che sei. Mi lasci in pace, sei molesto. Quanto molesto da uno a troppo? Troppo. Mamma mia. The worst proprio. Oh, ma guardalo. Cioè, ci riprova. Ci riprova, mi segue. Quanto mi segue da uno a troppo? Ok. Nope. Odio le piante. Ce la facevo. Mi ha preso un colpo. Ok, qua ce la faccio. Ce la faccio. Posso andarmene. Yes, me ne sono andato. Oddio, è questa? Dove dovrei metterla? Non lo so. Non ne ho idea. Lasciala qui. Lo scoprirò dopo dove va messa. Ah, no. Col cavolo. Tiè. Mica siamo scemi noi. Che ci facciamo fregare così da uno qualunque. Oh cavolo. Oh my god. Lucky. Solo lucky. LOL nope. Ok. Cosa si può fare qui? Niente. Scappare. Adesso me lo dà il fungo. Grazie. Gentile. Proprio quando non serve. Più che altro adesso come faccio? Io me ne vorrei andare da questo posto. Forse devo andare dall'altra. Ho rischiato la vita per non so quali motivi. Aspetta, come faccio a entrare lì? Dall'altra. Corri. Sì, è dall'altra. Da questa. Però da questa io non ci posso salire. Come faccio? Non faccio. Ah, semplice, mi butto. Ah, buttato. Oh, l'ho fatta girare. Uè, ha girato. Ah. No, io quitto la vita, basta, non gioco più. Non gioco più, mi sto arrabbiando.
Ok, ce l'ho fatta. Adesso dovrei tranquillamente riuscire ad arrivare alla fine del livello, che sicuramente mi dirà: ehi, devi raccogliere un sacco di monete, lo sapevi? E io rimarrò come un ebete lì, fermo, a cercare di capire il motivo di tutta questa cosa. E quindi. Ah, 3 a 3, mi raccomando, Ah, ah, ah. 1, 2 e 3. Fatto. Ok, tutto quello che vuoi, ma io adesso devo entrare qui dentro. Come faccio? Voglio andare qui dentro. Aspetta, cosa hanno visto i miei occhi? Aspetta. Opla. Opla, che qua c'è l'ultimo diamante, me lo sento, vai. È questo. Yes. Last diamond is mine. Ok, non c'è bisogno di fare il giro perché qua i creatori giustamente hanno messo questa crepa. Molto gentili. Andiamoci a prendere l'ultima stella. O meglio, la stella. Mia. Questa era del livello 16, 17. Già non mi ricordo più. Un bel livello comunque. Vediamo. 18, addirittura. 190 monete raccolte. Classico, classico. Farò anche questo. Andiamo qua. A un passo dal ricongiungimento. Aspetta. Ah, devo cavalcare Dragadon dorato. Sì. Che bello. Procediamo. Sputa fuoco. Che bomba questo livello. Ma è tipo Bowser, però in versione 2.0. Aspetta, sono sicuro che ce la posso fare a beccare anche quelli. Grande. Non ho capito bene a cosa serve a questo livello. Tipo a dimostrare la propria supremazia. È bello però cavalcare Dragadon. Ed è incredibile come un funghetto così piccolo possa fare così tanto. Chissà se ce la fanno a capire che non possono fare assolutamente niente. Captain Toad stavolta lo sta cavalcando. Prima Toadette. Che ridere. È tipo la situazione più, boh, strana del mondo. Un bel po' di paginette. 19, 20, 21. Imboscata nella casa infestata. Questo l'ho sbloccato perché abbiamo abbastanza diamanti. Il palazzo delle palle chiodate. Perché mi ricorda qualcosa? Mi ricorda qualche livello balordo. È uno scherzo. È uno scherzo. Che siamo tornati ai livelli di Donkey Kong. It's a joke. Bellissimo però. Ah, ok, posso girare. Ah, ok, mi fa vedere effettivamente anche il retro. Vediamo se riesco a salire senza farmi andare KO da quella parte. Ah, meno male. Pensavo girasse. Ok, saliamo veloce. Fast, 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 fast. Ok, qua ci dovrebbe essere un diamantino in zona. Vediamo. Bomba. Dai, dai, dai. Ok, sì. Forse avrei dovuto mandare KO prima questi, sai. Però fa niente, io il diamante me lo so preso. E quando abbiamo il diamante siamo tutti più felici. Devo decollare qui? Mi stai dicendo questo? Mi sa di sì. Piu, eccomi. Death Physic Toe. Ok, eccomi qua. Ah, bene, questo mi serviva proprio. Ti ringrazio tantissimo, game. Qua in zona c'è un altro piccone. Parola mia. Il punto è, dove? E come fare? Perché non sono entrato lì. Ecco perché. Se io entrassi qui, capirei immediatamente che c'è un diamante. Bello sto diamante, non me l'aspettavo. Mi ha un po' fregato il gioco. Ci sta. Questo cade dritto, però. Come faccio qua? Cioè. Ah, c'è una fessura! E chi l'aveva vista? E qua?
Qua ci vuole un piccone che io palesemente non ho. So come fa. So come si fa. C'è una pianticina qua. C'è una pianticina. Ci si può buttare da qui? Ma non posso, cioè, no. Come facevo a buttarmici da qua? Ah, ho capito. Sì, ho capito. Raga, lo faccio e torno. Semplicissimo. Praticamente devo andare semplicemente qua. Prendere il piccone. E basta. Semplicissimo. Dai, 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 dai. Ah, meno male. Distrutti tutti. Perché era la missione segreta del livello. Distruggi tutti i blocchi. Perfetto. Ora possiamo risalire in tranquillità. Ops, sono caduto. Ok, eccomi. Ed ecco qua la stella. E possiamo tranquillamente ignorare il nostro avversario. Ignorante. È stato divertente. Ora abbiamo praticamente tutto quanto. Perfetto. Raga, andiamo a muoverci verso il 20° livello. Non me ne frega nulla di questo livello qua, delle mummie. Il pianeta Giro Giro Tronco. Il nome. Che nome. Un nome, una qualità. Che fico. Sì, è di quei livelli tutti. Tutti fichi. Ah, che bomba. Lo sto già adorando. È già un botto difficile, sapete? Gira, 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 gira. Ok, cioè tu puoi prendere subito quello che ti serve, oppure no? Vieni qui, baby. Vieni al centro. Vediamo cosa c'è qua, facendo il giro completo. Un diamante, chi l'avrebbe mai detto? Guarda come scende. Yeah! E qui? Qui non vedo nulla. Lì c'è un Toad di quelli stupidi, non servono a niente. Allora facciamo così, facciamo il giro. Ah, qua c'è un to... aspetta, come faccio a salire? Zan zan zan! Aspetta. Ecco, semplice, soffice, delicato. Devo smetterla. Allora, però vedi, c'è anche qui. Ah ah! Ora vi mostro come morire in due semplici passi. Non fatelo. Non fatelo, vi giuro. Ma perché l'ho fatto? Come faccio ad andare lì? No, cioè mi sono buttato. No, vabbè, un drago. Opla, guardate un po' cosa è appena sboccato. Un diamantozzo. Che però è impossibile prendere. No, aspetta, aspetta, aspetta. So come prenderlo. Ci mettiamo qua al bordo. Guarda, guarda. Ok, aspetta, ci mettiamo un altro po' al bordo. Ok. E purtroppo mi sacrifico per queste cose che invece non mi sacrifico. Onesto. Onesto. Come faccio ad arrivare lì giù? Non posso arrivare qua giù. No, certo, ce lo vedete lì in basso a sinistra? No, no, certo che si può arrivare. Uno ci prova, ma ci prova molto, tipo, ci prova e basta. Cioè, mi manca soltanto un diamantino, ed è lì sotto, lo vedo. Si può arrivare col rosso. Aspetta, ma chi mi costringe a fare questo giro brutto, schifoso, cattivo? Diciamo che ci mettiamo qui. Ci mettiamo qui, lo mettiamo qua, guarda. Poi ci mettiamo al centro, che è bello, soffice. Tipo qui, al centro qui. Iniziamo a scendere lentamente. Poi mentre siamo al livello giusto, proseguiamo. E arriviamo giusti. Soffice. Cosa mi dai, il diamante? It's good. It's good. E qua abbiamo fatto. Finito. Benissimo, ora creiamo il trasportino, come lo chiamo io. Il trasporto verso la stella. Vai. Gira, gira. Tutto
che mi serve ancora. Che bello morire. Che bello morire. Fatto. Mi ha messo anche la musichetta. Però sono sicuro che questo livello mi dirà: ehi, guarda che ci sono anche altre cose che devi prendere che ancora non hai preso. Tipo il fungo dorato, che è tipo impossibile, non ho capito dove sia, se in caso. Se è questo mi arrabbio. Se è il fungo dorato mi arrabbio. Chissà dove è nascosto. Lo scoprirò. Prossimamente lo scoprirò. Adesso però ci intrufoliamo qua nel 21esimo e ultimo livello. Guarda, sono sicuro che sia tipo... Che simpatico. Che belle queste musichette. Una corsa contro il tempo. Ditemi che è così. Se una corsa contro il tempo è fichissimo. Opla, preso. Ma qui? Lì come faccio? Certo che è una corsa contro il tempo, ma non ho idea di come fare, di come arrivarci lì. Togliti, 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 togliti. Vabbè, era in mezzo, la visuale era storta. Tutte scuse, tutte scuse. Cioè, guardate che infami però. Tipo, e ti fa, volevi! E inizia a salire. Forse è una delle migliori canzoni che ti fanno venire l'ansia. Dai però, cioè devi comparire subito, non è che devo stare io a aspettare te. Le piattaforme non si spicciano. La situazione è drastica. Se non lo faccio ora dovrò... Non ci credo. Ho preso solo un diamante, ma... È stato un macello. E direi che questo livello me lo riprendo per conto mio, perché è davvero difficile da fare così. Fungo dorato scoperto, te lo puppi all'inizio. Comunque ragazzi, possiamo chiudere qua questo episodio di Captain Todd. È stato bello come sempre, difficile come al solito. Vi ringrazio come sempre per la visione. Fatemi sapere cosa ne pensate della nuova webcam. E io vi ringrazio di tutto. Mi raccomando, non mancate nel prossimo episodio. Ciao.